Buongiorno, buongiorno dalla redazione di TV6 attraverso Mattino 6 il nostro appuntamento quotidiano per sfogliare le pagine dei quotidiani locali ma per vedere anche le prime pagine delle principali testate nazionali per essere sempre aggiornati all'inizio di ogni giornata. Venerdì 22 settembre iniziamo la nostra rassegna con le prime pagine dei quotidiani locali. Eh, partendo dalle quattro edizioni del centro, e qui siamo sull'edizione di eh, Pescara, l'apertura sequestrata: ehm, casa del sesso in città. Pescara, una donna eh, guadagnava 4.000 euro al mese con i subaffitti a prostitute e, e trans. E poi ancora sotto la eh, testata leggiamo: v, nuova legge elettorale verso un accordo eh, a quattro. Movimento 5 Stelle, un inciucio contro di noi. E poi il. Ehm, Monito di Papa Francesco, la pedofilia è una rovina, mai la grazia ai colpevoli. A centro pagina la fotonotizia comune a tutte le edizioni del centro. Mozione alla Camera e una promessa elettorale. Ridateci la Guardia Forestale. Dopo gli incendi in Abruzzo, l'impegno del centrodestra in caso di vittoria. Di spalla una risposta al quotidiano del centro da parte del Presidente della regione Luciano D'Alfonso. New Deal in Abruzzo eh, c'è già e poi per la cronaca Montesilvano armi e tatuaggi, ecco il ritratto del killer in eh, fuga il sospettato eh, Massimo Fantauzzi e poi per il calcio Pescara con i cerotti ma ora è, è vietato eh, fallire scendiamo ehm, ancora in basso celebrazioni il senato dice sì ai finanziamenti per Ovidio, interpellanza strade provinciali all'ANAS Teramo tagliata fuori, analisi a Pescara Mare di nuovo inquinato a fine stagione. E poi il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna: i pescaresi vivono nella città dell'amore. Vediamo ora. L'edizione eh, aquilana del eh, centro, l'apertura all'aquila, chiude anche l'intex, lascia l'azienda di ricerca altre quattro vertenze aperte. Oggi eh, Camusso eh, in eh, città. Eh, scendiamo eh, e vediamo eh, i richiami di cronaca da Vezzano, Sesso in strada, clienti scoperti e multati all'Aquila. Dio Fabrizio Fratello eh, della eh, Pezzopane. E poi ancora sul Mona. Um, leggiamo uh, Valle Perigna tra crisi e, e calo demografico. Andiamo ora all'edizione Tenamana del eh, Centro. L'apertura: 9 milioni per salvare 144 precari. Zooprofilattico: se il governo trova questa somma, i lavoratori eh, verranno eh, stabilizzati. E poi ancora PD eh, Spaccato. Uh, espulsione Viviani pronto a uh, fare uh, ricorso e poi uh, ad altri i uh, giudici uh, giusta la uh, chiusura di ostetricia Giulianova uh, Scolabus Caos, ora la Giunta uh, vuole uh, cambiare. Andiamo a chiudere con il centro, con la prima pagina dell'edizione di Chieti, la cronaca per il titolo d'apertura, pugnalò la ex condannato a 6 anni, a vasto 54 anni, a coltello la donna alla schiena e fuggì per il tribunale e tentato omicidio. Sempre la cronaca, colpo ad tessa Carro sfonda la vetrina dell'Eurospin. A Chieti, Lite Parcheggi, Blue Parking va in, eh, procu, in procura. E poi a Ortona, Halliburton, eh, nuovo vertice in regione. E andiamo ora. Con la prima pagina del Messaggero Abruzzo, l'apertura eh, ex moglie e figlia contro Fantauzzi. Le donne avrebbero riconosciuto il presunto assassino dalle immagini del locale. Intanto i carabinieri hanno chiuso il pub in cui è stato ucciso Antonio eh, Bevilacqua. Sotto la eh, testata leggiamo Teramo Banda del Botto. I carabinieri presidiano i bancomat a tessa Carro come Gomariete per svaligiare l'Eurospin. La città Hard Pescara, la polizia scopre un uh, casasquillo a Porta Nuova, donna subaffittava sub a prostitute trans, stanze dove incontrare i clienti, il compenso era di 350 euro a settimana, scatta la uh, denuncia. Di uh, spalla leggiamo anche la regione uh, Boccia, le uh, botteghe del Baratto, rinviata invece um, la legge per il rilancio di ristoranti uh, tipici. La fotonotizia, eh, Giulianova scatta la caccia al Piromane, incendiato il campus degli anarchici. E poi una eh, deformazione del terreno prima del sisma, l'Aquila, il suolo è iniziato a cedere tre anni prima del terremoto del 2009. E poi in basso leggiamo, eh, D'Alfonso, eh, lettere per il sì, c'è eh, l'udienza. E adesso la prima pagina della città, il quotidiano eh, della provincia di Teramo, l'apertura... Eh, Altri furbetti del terremoto vivevano nelle case dichiarate inagibili a colle atterrato, ma percepivano l'autonoma sistemazione. A Roseto, sempre i parcheggi in primo piano, la vicenda parcheggi: strisce blu permanenti lungo la nazionale 16. A Giulianova, scuolabus promesse e correzioni, polizia penitenziaria non c'è nulla da festeggiare per le eh, carceri. E poi al centro la fotonotizia: giochi tossici ehm, ad Alba drogati nella casetta dei bimbi a, a Villa eh, Flaiani. A proposito di Alba Adriatica, commissariamento PD, Galeotto, anche un post di Vittorio Sgarbi Viviani medita il eh, ricorso. E poi eh, sempre sul fronte PD verso il congresso lotta senza esclusione di colpi nel eh, PD. In basso leggiamo anche Rosa Maltoni, la Regione ci riprova nell'incontro con l'Inps, trattata anche la colonia Giuliese. E poi la Tre giorni, follemente festival dedicato alla psicosi del sisma e del maltempo. Lasciamo i quotidiani locali, adesso vediamo le prime pagine delle principali testate nazionali, partendo dal Corriere della Sera. Ecco l'apertura: patto sulla legge elettorale primarie dei 5 Stelle, il sistema va in tilt, proteste dalla base, fateci votare alleanze Rosatellum bis sì da PD, Forza Italia, Lega e eh, Alternativa Popolare, contrari ehm, e Movimento 5 Stelle ed MDP, spinta per vararlo entro mh, ottobre. E poi... Sotto la testata Brexit, paradosso May, se il divorzio inglese si consuma a eh, Firenze. In basso siamo alla eh, fotonotizia, addio a Madame L'Oréal, era la più ricca eh, del mondo, Liliane Bettencourt, il patrimonio è il patrimonio di 40 eh, miliardi di eh, dollari. E poi ancora di spalla eh, la ripresa c'è, ma perché non si vede, si chiede nel suo articolo. Enrico Marro. E andiamo ora a Repubblica. Ecco l'apertura: primarie 5 Stelle, caos nel voto online, protestano gli iscritti, fronda su Di Maio, server in tilt, si vota anche oggi. Legge elettorale: il PD presenta alla Camera il Rosatellum, e poi ancora. Leggiamo in basso: Roma sfida il re dei rifiuti e Cerroni resiste a Cantone, la capitale rischia una valanga da 430.000 tonnellate. Poi, questo reportage di Repubblica: quel che resta del bosco dopo il fuoco viaggio da nord a sud. Così l'estate dei Roghi ha messo in ginocchio l'ecosistema. In basso, questa storia che ha sul Mona come centro in cui si verifica. Ecco qui il soldato e la contadina, un grazie lungo 74 anni, inglese salvato in Abruzzo. Andando a leggere a Sulmona si intrecciano 74 anni fa le vite di una contadina e di un soldato inglese. Oggi, grazie a Skype, Rosina Spinosa in Abruzzo e Len Harley a Billy in Lessex si sono rivisti. Ecco il momento del saluto. Tutto questo a Sulmona nell'articolo di Cristina Nadotti e poi ancora sorpresa la tartaruga in corsia di sorpasso supera crescita di altre specie. E ora eh, vediamo la prima pagina eh, della stampa, ecco qui l'apertura, eh, Germania alle urne su Merkel, l'incognita dell'estrema de dell destra, la cancelliera forse costretta a una nuova grande eh, coalizione, domenica si vota, la FD vola nei eh, sondaggi. Poi la fotonotizia al centro, la sfida dei ribelli della bicicletta, in molti centri storici vietate le due eh, ruote. Eh, e Mancano le ciclabili. Ecco eh, chi non si arrende. Scendiamo in basso, e, eh, la politica, la legge elettorale, patto PD Forza Italia, c'è l'intesa, sbarramento del 3%, l'ira dei grillini e un inciucio, anche Lega e AP, d'accordo con il testo presentato in commissione, ultimo tentativo per la eh, riforma. Andiamo con la eh, prima pagina del Sole eh, 24 Ore: titolo d'apertura, web tax. L'Unione Europea pronta ad andare avanti da sola. Il piano di Bruxelles: tre opzioni per i big di Internet, imposta su fatturato, servizi digitali o transazioni. Business Europe protegge, proteggere la eh, competitività. E poi eh, in taglio medio: rischio bolla, eh, Cina eh, bocciata, SP declassa il rating ad A Debito troppo alto dopo anni di stimoli, di stimoli finanziari eccessivi. La prima pagina del Fatto Quotidiano, ecco qui, si parla di suicidio. PD: Renzi fa una legge elettorale ad personam per Berlusconi. Il Rosatellum favorisce l'ampia alleanza delle destre e fa fuori i 5 Stelle. E poi ancora. Il segretario Dem vorrebbe un sistema per l'inciuccio, ma rischia di aiutare solo l'ex Cavaliere. Coro di no da 5 Stelle, terzo sistema incostituzionale in dieci anni, dicono. Pisapia e Bersagnani. E poi tre giorni a. Rimini eh, attesa per Di Battista, primaria del Movimento 5 Stelle, la piattaforma in tilt da oggi eh, l'incoronazione eh, di eh, Di Maio. E poi in eh, taglio medio eh, Fazio e Company, tutti i veri padroni che eh, pilotano la Rai eh, dall'esterno. Prima gli agenti negoziavano i contratti, ora eh, decidono eh, tutto. E poi ancora sempre in taglio medio ehm, scandalo Concippi, il CSM non molla per eh, Tenere Woodcock sulla graticola eh, riesumano pure le accuse della eh, P4. E Ora andiamo avanti con la prima pagina del manifesto che parla di, non di spada, bensì di Spagna di Damocle. Il giorno dopo, lo shock degli arresti, delle perquisizioni e del sequestro dei milioni di schede, il governo catalano non arretra. Il presidente della Generalitat, Puigdemont, ha diffuso in un tweet le indicazioni per votare e invoca il sostegno della comunità internazionale e poi ancora eh, la politica eh, sotto la mh, testata legge elettorale Renzi tenta Berlusconi con le suppletive imbarazza la sinistra ecco il Rosatellum bis Movimento 5 Stelle primarie con giallo nel voto su Russo fiato sospeso solo sul quorum per Di Maio e Poi ancora la prima pagina del messaggero declino capitale, si muove il governo, il rapporto del Ministero dello Sviluppo sulla crisi di Roma, PIL calato del 6%, tasse più alte d'Italia, fuga delle grandi imprese, calenda, convoca il tavolo con raggi, zingaretti, sindacati e mh, industriali. E poi... Eh, sotto la eh, testata, primi verdetti: Roma di Francesco, meglio di Spalletti. Emergenza eh, Lazio, torna eh, Maurizio. La campagna del Messaggero, fedeli lezioni di rispetto per dire basta agli eh, stupri. E poi eh, leggiamo al centro pagina: intanto la fotonotizia via i crociard da San Pietro. Il Vaticano: decoro e eh, sicurezza. Blitz della gendarmeria dopo le denunce di eh, degrado, e poi ancora per la politica alle primarie del Movimento 5 Stelle vanno in tilt, legge elettorale ok, tra i dubbi troppi accessi, Rousseau si rompe all'arme hacker. E poi ancora ehm, festa eh, Grillina, la festa a Rimini, Kermes Grillina, l'ultima battaglia per salire. Sul palco i sondaggi. Germania alle urne per il terzo posto. Si fa largo la eh, destra. E la prima pagina del tempo. L'apertura, riecco la vecchia eh, sinistra. E eh, ora la tassa sull'eredità, il progetto anti di Visco, Boldrini, Prodi e Bersani e il solito vizio, spremere i cittadini e, se non bastano, pure i robot. Intervista alla Meloni, oggi parte a treiu. Eh, io voglio vincere, il centrodestra ancora non lo so. E poi la fotonotizia, eh, bussate vi sarà chiuso, scrive il Tempo, il Papa aveva aperto ai barboni a San Pietro, ora il dietrofront allontanati per eh, Decoro. La prima pagina di Libero eh, ridicolo, scuola Anti stupro, eh, la sinistra propone corsi di educazione sentimentale, i politici non sanno più cosa inventarsi per sprecare denaro pubblico, ci vuole altro allo scopo di sconfiggere gli abusi che qualche lezione di bonton o di guida ai sentimenti che civilizzino la eh, società. E poi la... Fotonotizia al centro, eh, Feltri verso il comico, cosa penso di Crozza che mi imita in eh, tv, appunto nell'articolo di Vittorio Feltri con la foto di eh, Crozza che appunto imita eh, Feltri. Avanti ancora con eh, la mh, prima pagina che speriamo appaia eh, subito, altrimenti eh, andiamo eh, avanti, andiamo allora con... Con l'avvenire, ecco qui eh, i due grandi eh, mali, il eh, Papa su pedofilia e mafia. No. Eh, a, a grazie per chi eh, abusa. Francesco ribadisce la tolleranza zero nella Chiesa è arrivata un po' tardi, i clan rubano il bene comune, richiamo eh, alla eh, politica. E poi la legge elettorale va, il sì dal centrodestra, proporzionale misto con soglia al 3%, no del Movimento 5 Stelle, incognita eh, sull'Aula. E poi ancora il secolo XIX, vediamo eh, l'apertura nuova diga a Gronda, Roma libera eh, Genova del Rio porto motore di sviluppo per tutto il Paese, salone nautico avvio con il pienone e primi eh, affari. Il ministro delle infrastrutture annuncia i prossimi eh, cantieri. Ancora eh, con il eh, mattino, legge elettorale ultima chance, eh, la eh, prima, prima intesa tra eh, PD e eh, eh, Forza Italia, Lega e AP, primaria del Movimento 5 Stelle, il flop del voto online. Tornano le coalizioni, soglia al 3%, 36% di collegi uninominali e 64% di eh, proporzionali. Finiamo qui dunque con ehm, le prime pagine delle testate nazionali. Adesso sfogliamo eh, i quotidiani eh, locali e ripartiamo da pagina 2 del eh, centro. Ridateci la mh, forestale, Forza Italia eh, contro la eh, Madia. Serve una polizia ambientale, mh, dicono i parlamentari azzurri mozione ehm, alla Camera del deputato Abruzzese di Stefano restituire al corpo ruolo pieno e autonomo nel Merino la legge eh, della Ministra Dem Castricone del PD il tema esiste non esclusa una mh, riorganizzazione e poi in basso ehm, referendum udienza per D'Alfonso il governatore e il segretario regionale del PD Rapino indagati per eh, abuso, eh, modifica la Costituzione, lettere di, sì, mh, lettere di sostegno al eh, sì, ehm, insomma il, il riferimento è allo scorso eh, autunno. Avanti ancora? Consiglio regionale, bocciata la proposta di legge Bracco Mariani, la maggioranza si divide sul testo del capogruppo PD, riferimento è alla legge sul baratto che aveva come primi firmatari proprio Mariani del PD e Leandro Bracco. Andiamo avanti, siamo a pagina 5, l'anno di Ovidio. Senato, fondi a Sulmona per le eh, celebrazioni, l'Aula Vara, il testo unificato dei DDL di Pezzopane e Pelino. Ora tocca alla Camera e il sottosegretario Cesaro si rende giustizia eh, all'opera e ai luoghi eh, del eh, poeta. E poi... In basso, ehm, strade provinciali all'ANAS, Telamo resta fuori. Interpellanza di Ginoble del PD al ministro Del Rio, dalla conferenza unificata. Una decisione incomprensibile. E ora mh, le pagine della cronaca eh, di eh, Pescara. Il eh, delitto nel pub, armi, tatuaggi e eh, moto. Ecco chi è il ricercato. La mh, fuga del presunto killer che non ha eh, paura mh, della eh, solitudine. Introvabile da eh, sette giorni piccoli precedenti per rapina e spaccio di droga. Ora è un uomo solo, maledetto dalla figlia e abbandonato eh, da eh, tutti. Il eh, riferimento è appunto a Massimo eh, Fantauzzi, eh, eccolo qui in eh, foto. E poi ancora ehm, la famiglia. Bevilacqua vuole giustizia, a parlare è l'avvocato della, della famiglia della vittima, il legale Giancarlo De Marco e anche noi abbiamo ascoltato ieri il legale della famiglia Bevilacqua, allora vediamo il servizio di Alfredo Primante. Credo che la persona che è stata indicata possa essere quella che realmente ha sparato, cioè ormai è un diciamo di dominio pubblico, anche perché poi c'è un video e sembra che ci sia una persona che abbia proprio indicato il nome, quindi credo che su questo non ci siano dubbi. Sui social Massimo Fantauzzi, 46enne pizzaiolo con la passione delle armi, era stato già individuato come il presunto killer del pub Birrami, anche perché era stata la madre poche ore dopo l'omicidio a lanciare l'appello al figlio affinché si costituisse. Mancava dunque solo l'ufficialità sul nome del presunto assassino di Antonio Bevilacqua, il 21enne Rom freddato con un colpo in faccia sabato scorso all'interno del pub di Via Verrotti a Montesilvano. I carabinieri che hanno tenuto celato il nome del presunto assassino hanno praticamente chiuso il cerchio delle indagini e continuano a dargli la caccia. L'uomo ha fatto perdere le sue tracce già da sabato notte fuggendo a bordo di una Honda CBR. Su Fantauzzi penderebbe anche una taglia Almeno questo è quello che si scrive sui social network, somma che sarebbe stata apposta dalla comunità Rom come incentivo alla cattura del fuggitivo. Però il legale della famiglia Bevilacqua Giancarlo De Marco smorza i toni, accesi anche dalla notizia del pestaggio della sorella del killer che sarebbe avvenuto all'interno del braccio femminile del carcere di Chieti dove è reclusa. L'avvocato a nome della famiglia della vittima chiede giustizia e non vendetta. La famiglia ha un atteggiamento molto composto, vuole giustizia, non vuole vendetta. Detto, queste sono le parole che mi ha detto la madre del ragazzo. Ora, se ci sono delle persone che magari vogliono in, interferire in questo, non so. All'appello manca soprattutto l'arma del delitto, un fucile che probabilmente il killer ha portato con sé nella fuga. Sul nome del presunto assassino però ci sarebbero ormai pochi dubbi, anche grazie alla super testimonianza del 56enne pregiudicato Pescarese che assieme alle immagini delle telecamere di videosorveglianza ha incastrato Fantauzzi. Non è chiaro al momento cosa abbia potuto scatenare la furia omicida del pizzaiolo. Forse un'offesa, sicuramente un diverbio fuori dal locale un'ora prima del delitto sia stata una discussione, forse volato qualche parola, però niente poteva far presagire una conclusione del genere il movente quale potrebbe essere stato? Non ne ho idea, no, per il momento non lo so e sarà una cosa da vedere dopo. Investigatori e procura dovranno valutare anche la premeditazione dell'omicidio sulla cui volontarietà però non c'è alcun dubbio come conferma l'avvocato De Marco. Credo che sia indiscutibile la, volontari la volontarietà di uccidere perché il le modalità del fatto, cioè puntare un fucile sul viso di una persona a distanza di poche decine di centimetri eh, denota proprio una volontà omicida, non si può dire che uno ha sparato perché volevo intimorire, sparare sul viso a una persona significa volerla uccidere. Sempre la cronaca sul centro, Comadin al marito, il PM, moglie e figlio subito a processo. La procura chiede il rinvio a giudizio per lo russo e grosso somministrano il medicinale all'uomo per farlo morire. Udienza preliminare il prossimo 9 novembre, il piano mandato a monte da medici e carabinieri sotto accusa per un pestaggio anche un colombiano e un residente di Moscufo. Sempre sul centro, sempre la cronaca, sequestrata una casa di appuntamenti, la polizia scopre il giro d'affari in un palazzo di via Tibullo, Dominicana subaffittava le stanze e guadagnava 4.000 euro al mese. E poi ancora in basso acqua dal pozzo, chiuso ristorante, i nas, i rischi per la salute, la struttura da mesi non era allacciata alla rete idrica. E poi furto in via Venezia, ruba profumi da 65 euro, arrestato romeno di 21 anni. Avanti ancora nel nuovo eh, piano sociale più servizi per i minori, il centrodestra detta le condizioni per approvare il documento in Consiglio, trattativa in serata tra maggioranza e opposizione, ora l'accordo è più eh, vicino. E poi ancora, eh, primo bando per il Florida, eh, il eh, Comune cede la gestione di altri cinque parchi pubblici, ieri su questo tema abbiamo ascoltato il eh, vice sindaco Antonio Blasioli. Inizia una nuova era per i parchi cittadini, per il comune di Pescara, ci sarà questa possibilità di affidare tramite bandi la gestione di questi parchi ad associazioni che ne faranno eventualmente richiesta? Sì, credo che il cammino sia quello giusto, c'è un'amministrazione come la nostra in, sottoposta al piano di riequilibrio finanziario e quindi nell'impossibilità di poter gestire come si dovrebbe 54 parchi della città, oltre che la più grande riserva del centro-sud Italia che nasce appunto all'interno dei confini cittadini doveva pensare a qualcosa di innovativo e questo è stato pensato dall'assessore che mi ha proceduto garantendo la possibilità con una modifica del regolamento del verde urbano di installare all'interno dei parchi appunto dei gazebbi di legno che possono essere gestiti da associazioni, ditte, eh, persone fisiche o anche società che in cambio di questa installazione che potrà raggiungere al massimo 32 metri quadrati garantirà anche la gestione del parco. Gestione non vuol dire però soltanto manutenzione ordinaria ma vuol dire anche sicurezza di questi parchi, cioè saranno dei parchi sorvegliati. Cominciamo settimana per settimana con questi avvisi. Venerdì uscirà il primo avviso che oggi vogliamo pubblicizzare che è quello relativo al parco Florida e poi a seguire il parco Baden Powell, il Parco Caripari, il Parco dell'Accoglienza e pensiamo anche al giardino di Piazza Santa Caterina. Questa è un'iniziativa Blasioli che non vuole andare solo nella direzione del risparmio per l'ente? Assolutamente no, non solo direzione del risparmio, che è pure importante per un ente nelle condizioni in cui siamo noi, ma soprattutto una migliore gestione, una migliore manutenzione e appunto una migliore conservazione della cosa pubblica, che lo ripetiamo è una cosa di tutti. Proseguiamo sul centro Statistica e Meteorologia Equinozio d'autunno, notte magica per chi vuole un bebè. La teoria del pediatra aretino Italo Farnetani assegna a Pescara il primato delle quattro cicogne tra le città italiane. Poi leggiamo da 21 anni, dal 96 al 2017, Pescara è la città più feconda nel giorno dell'equinozio d'autunno. E poi ancora 12 gradi, La temperatura ideale per concepire un figlio nella notte dell'equinozio d'autunno, tra il 22 e il 23 settembre, a partire dalle ore 22 e 02. Quattro cicogne nella speciale classifica, e poi da 100.000 a 300.000 gli spermatozoi. Andiamo avanti con eh, quest'altro articolo, si torna a parlare di inquinamento a Pescara, mare, torna l'inquinamento a fine stagione, le ultime, eh, ultime analisi dell'Arta indicano superamenti dei limiti in via Balilla, ma per tutta l'estate l'acqua... È stata eh, pulita e poi la Cigella Abruzzese in lutto. Addio a, a Tinari, decano dei eh, sindacalisti. Avanti, ancora siamo alle pagine di eh, Montesilvano. Ehm, riqualificazione urbana via Rimini, arriva Millo, il profeta della street art. L'amministrazione Maragno ingaggia uno dei più quotati writer del mondo. L'obiettivo è combattere il degrado. E riportare una ventata di freschezza in città. E poi eh, di Spal, leggiamo al Paladin Martin, impresa ed economia criminale, commercialisti a eh, convegno. Tra i relatori il presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, il vicepresidente del CSM Legnini, il procuratore antimafia eh, Franco eh, Roberti e poi ancora eh, andiamo avanti e siamo sempre a Monte Silvano Festival Percussioni domenica gran finale al Serena Majestic entra nel vivo il festival concorso con 220 artisti provenienti da 33 paesi del mondo organizzato eh, dal maestro Sant'Angelo e poi ancora a Francavilla mh, dietro front della giunta stop alla cremazione a Francavilla l'amministrazione Luciani revoca il bando a 2 milioni e mezzo di euro già pubblicato sulla gazzetta ufficiale progetto di finanza da eh, approfondire. Eh, poi ancora... Siamo in Val Pescara. No alla chiusura del punto vaccini di Torre dei Passeri. Otto sindaci sul piede di guerra. Contro il piano dell'ASL resterebbe aperto solo quello di scafa per 22 comuni. E poi in basso anziano cade da una scala e muore a trovare Giacinto Giancarli, pensionato di 87 anni. È stata la sua badante, badante pardon, era riverso a terra. Tutto questo è avvenuto a Civitella a Casanova, sempre nel Pescarese. Siamo ora alla pagina eh, di eh, Chieti. Vasto tentato omicidio a Colterola, ex condannato a sei anni. Il Gup Salusti non attena all'accusa per Leuci, voleva punire la compagna, rigettata anche la richiesta di mh, scarcerazione. Eh, L'ex finanziere, il tribunale ha riconosciuto la premeditazione, il procuratore capo di Floria aveva chiesto otto anni di mh, reclusione. E poi. A centro eh, pagina, carro Ariete per il colpo all'eurospin da Tessa. Al ladri sfondano la vetrata e portano via la cassaforte. Bottino e danni per 50.000 euro. In basso, ingresso forzato nella ZTL auto sequestrata. trovata la Fiat. Punto che non si è fermata all'alt al varco di via De Lollis, investendo due vigili a eh, Chieti. Ora la pagina Aquilana, lavoro, autunno caldo, ricerca, addio, Intex lascia, sogni infranti per 68 dipendenti ci dicono che non ci arriviamo più ed è eh, inaccettabile. Poi la ehm, presa di posizione della eh, Fiom con il eh, segretario Fegatelli rischiano di essere sfavorite aziende e università che hanno partecipato ai bandi sui fondi del terremoto in associazione con l'azienda. L'età media nello stabilimento è di 45-50 anni. Ciuca della WILM dice ci troviamo di fronte all'ennesima emergenza occupazionale e non si vede una via d'uscita. Poi in basso all'Aquila addio Fabrizio, amico dei libri antichi, si spegne a 54 anni, il fratello della senatrice del PD Pezzo Pane. E ora andiamo nella pagina teramana, ecco qui lavoro a rischio, anche in questo caso il lavoro in primo piano, zooprofilattico 9 milioni per stabilizzare i 144 precari. È la somma che deve trovare il governo per tutti gli ZS italiani. Di Pasquale ci crediamo, c'è la volontà politica, non possiamo perdere queste professionalità eccezionali. In taglio medio, punto nascita di atri, chiusura legittima. Il Consiglio di Stato mette fine alle polemiche e respinge il ricorso del Comune contro ASL e Regione. Poi in basso, sempre ad ATRI, JAX dono all'ospedale nel nome di Cecilia il 29 la consegna dei fondi raccolti da amici e dal rapper in memoria della vittima di Rigopiano. Noi ci fermiamo, spazio alle previsioni del tempo, pubblicità e poi la seconda parte di mattino 6. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di Mattino 6 che riprendiamo con il messaggero Abruzzo, economia più trasparente, commercialisti contro la malavita. Oltre ai 1200 professionisti iscritti al convegno con Legnini, video di cantone del procuratore antimafia Roberti. La categoria si pone come baluardo per prevenire le infiltrazioni della criminalità in aziende e eh, affari. Poi le eh, paro, paro, parole di Valeria eh, Giancola con la. Riforma eh, assumiamo dei eh, ruoli di garanti della eh, legalità. E poi ancora eh, sulla stessa pagina, Autobus: Forza Italia chiede di bloccare la riforma di eh, Tua. E siamo alle pagine di eh, Pescara della eh, Cronaca. Gonfiava eh, l'affitto per eh, sfruttare prostitute e, e trans. Eh, Dominicana scoperta e denunciata dalla squadra mobile pretendeva 50 euro al giorno da ciascuna delle tre ospiti. L'appartamento di via Tibur a Porta Nuova è stato messo sotto sequestro dalla magistratura. Poi ancora in basso, scendendo sulla stessa pagina, l'operazione dei NAS: chiuso un ristorante sulla Riviera, usava acqua non potabile di pozzo. Sempre sulla stessa pagina, no alla settimana corta al classico. I genitori contrari sperano nel TAR. Oggi, l'udienza al Tribunale amministrativo, critiche anche sulla pausa pranzo e il catering. Avanti e restiamo sempre sulla pagina di Pescara con eh, l'omicidio eh, Bevilacqua, Fantauzzi accusato da ex, eh, da ex moglie e figlia. Le due donne sono certe che fosse lui, l'uomo eh, nelle immagini dentro il locale, i Rom l'avevano individuato subito come responsabile eh, dell'omicidio eh, Bevilacqua. E poi ancora in bilico la posizione del supertest sentito due volte la seconda in presenza del suo legale. Il Questore Misiti dispone la chiusura per due mesi del risto Pub, teatro della tragedia e di una sala slot. Avanti ancora e siamo ehm, sempre mh, sulle eh, pagine ehm, dell'area metropolitana, multisala a Silvi, trema a Porto Allegro, Lavoro in corso al Palo Universo per realizzare otto sale, la tecnologia è la stessa utilizzata all'arca di spoltore, The Space rischia di perdere una parte del bacino d'utenza, ma a Sivano si punta sul commerciale eh, per un eh, rilancio. Prevista a ottobre l'apertura del nuovo complesso mentre l'ex Warner sarà ampliato al piano terra. In basso storia del volo e ricerca scientifica, i rotari tra impegno e mondanità. Avanti ancora con le pagine eh, dell'Aquila, eh, lavoro e crisi senza fine, a dicembre chiude la Intex, saltano altri 68 posti a rivolta sindacale, imprese e così devono solo andare via da qui. I sindacati durissimi negli, negli anni, capaci solo di licenziare e chiedere ammortizzatori. La eh, decisione è stata comunicata dai rappresentanti dell'azienda al eh, vicepresidente Giovanni Lolli. E poi ancora eh, in basso fallimento della società eh, Stigea, tutti assolti, eh, in quattro erano accusati di aver tenuto in piedi la ditta per ottenere appalti durante il eh, sisma. Avanti ancora nella eh, pagina eh, successiva eh, vigili del fuoco, due anni eh, per la eh, caserma. Eh, consegnati i lavori per il nuovo edificio alla Consin di Modugno. La lunga gara d'appalto si è chiusa con un ribasso del 57%. Il comandante provinciale De Bartolomeo cambiare area avrebbe significato perdere ulteriore tempo e non eh, ricostruire. Eh, gli alloggi nel mirino della magistratura qualche situazione è borderline, ma siamo in intervenuti per regolarizzare. E poi ancora eh, Baratelli, eh, grandi eh, nomi per la nuova eh, stagione. Eh, su, um, questo, um, su questo fronte abbiamo realizzato un servizio, intanto leggiamo eh, Papaleo, Bosso, Servillo, Noa, la direzione artistica di Pezzopane, fa il pieno di Bighi. Allora vediamo il eh, servizio relativo alla nuova stagione della Baratelli. 40 appuntamenti in abbonamento da domenica 15 ottobre sino a maggio del 2018. È la 72esima stagione concertistica della Società Aquilana dei Concerti Barattelli, presentata dal presidente Giorgio Battistelli, che ha rimarcato ancora una volta la carenza di spazi e fondi, dando una stoccata alla Regione Abruzzo. Quest'anno, se il Comune dell'Aquila ha confermato almeno l'importo degli altri anni, dalla Regione non è arrivato neanche un euro. Il cartellone, però, ancora una volta è ricco di eventi firmati dal direttore artistico Fabrizio. Fabrizio Pezzopane, che ha saputo ben coniugare la tradizione con la novità degli spettacoli dal vivo. Abbiamo allargato anche a nuove forme di, di spettacolo e di concerti dal vivo, compreso per esempio la, la canzone d'autore. L'anno scorso abbiamo iniziato con Fabrizio De André, quest'anno presenteremo Paolo Conte, Lucio Battisti e Luigi Tenco, alcuni fra i più grandi compositori di musica d'autore di tutti i tempi e che dire, abbiamo sicuramente, contiamo sulla, sulla grande fedeltà del nostro pubblico che come al solito siamo convinti ci seguirà, abbiamo ottime prospettive per quello che riguarda appunto il futuro, abbiamo avuto un eccellente riconoscimento anche dal Ministero in termini di contributi, siamo stati premiati in maniera consistente, significa che abbiamo rispettato tutti i parametri. All'Aquila arriveranno artisti del calibro di Fabio Biondi, Benedetto Lupo, Giuseppe And da Loro, Stefano Bollani, la cantante Noa, ma anche attori come Luigi Locascio, Enzo De Caro, Sonia Bergamasco e Rocco Papaleo. Torneranno anche Peppe Servillo, Paolo Freso e Daniele di Bonaventura con Fabrizio Bosso. La Barattelli ha sottolineato come il numero degli abbonamenti non sia cambiato negli anni, sia pressoché lo stesso, ma di come siano aumentati in realtà i biglietti staccati, segno che in questa città ci sia ancora molto bisogno di cultura. Pagina della Marsica, una commissione aggiornerà l'Imu, la recente delibera dell'amministrazione comunale parla di parametri vecchi, precisate quali sono le aree edificabili, un aumento eccessivo della tassa sarebbe fortemente impopolare, un aggravio che in pochi potranno sopportare. Tutto questo... Ad La revisione potrebbe però contemplare l'eliminazione in certi casi specifici. E poi in basso a Sulmona, Bimillenario, arrivano 700 euro. Approvato il disegno di legge, Sultano Pezzopane, Perino e Casini. Avanti con le eh, pagine di Chieti e provincia, comune, Blue parking, guerra a colpi di cause milionarie, una citazione da oltre 8 milioni di danni e la pronta risposta di Palazzo d'Achille al maxi risarcimento chiesto dall'ex eh, gestore. Il sindaco contesta il danno di immagine per la mancata realizzazione dell'impianto multipiano di eh, via eh, Gran Sasso. Eh, L'azienda guidata da Marco Tullio ha fatto una causa di pari importo per l'annullamento della eh, convenzione. E poi eh, il lavoro eh, che non c'è, corsa al posto nel call center di 3G, pioggia di domande a informa giovani. In quattro giorni le candidature a quota 60, la metà esatta dei contratti eh, disponibili. Avanti ancora, eh, siamo eh, nell'area eh, Frentana, Eurospin sfondato e svaligiato, quarto colpo ad attessa, caccia ai eh, banditi, eh, per presa la eh, cassaforte, bottino di 50.000 euro, Vieta, vetrata abbattuta con un carro attrezzi, ladri in fuga eh, su un'audi rubata, eh, telecamere esterne eh, messe eh, fuori uso. E poi a Lanciano meno agenti e risorse, turni più duri i numeri di un anno al eh, supercarcere. Tempo di bilanci. Ieri è la cerimonia del bicentenario della Fondazione della Polizia Penitenziaria. Avanti, siamo alle pagine di Teramo e Provincia. Iniziano i lavori al cimitero. Tempi lunghi per le chiese. Vertice in comune con la Diocesi, in vista dell'arrivo di Paola De Micheli. Attese dal commissario, la ricostruzione e indicazioni su come procedere ai recuperi. L'intervento per il nuovo ingresso del Camposanto potrà iniziare tra. Circa 10 eh, giorni, un restauro eh, sprint. E poi ancora il vero problema sono i 33 edifici eh, di culto ancora chiusi dopo il eh, terremoto, rebus eh, procedure. E poi di eh, spalla banda dell'esplosivo eh, presidiati i eh, bancomatti i carabinieri eh, ispezionano e controllano a vista gli sportelli per ehm, evitare nuovi eh, assalti. E poi in basso Brucchi il sindaco di Teramo, Brucchi, vende le quote di farmacia e cope. Avanti ancora, siamo sulla costa a Giulianova, in fiamme nella notte il campo occupato. I gnoti hanno incendiato la struttura, un tempo adibita a spogliatoio, ma che gli anarchici avevano trasformato in centro socioculturale. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco, gli organizzatori sostengono che la proprietà aveva avanzato richiesta di averlo. Uh, avanti ancora uh, e uh, siamo ad Alba Adriatica, PD eh, Viviani eh, contro l'espulsione dal eh, partito. Tra poco vedremo anche un eh, servizio a tal eh, proposito. Noi intanto ci trasferiamo, lasciamo per ora il messaggero Abruzzo, ehm, ci trasferiamo eh, sulle pagine della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Ecco qua eh, denunciati altri eh, furbetti del contributo, la truffa, restano a vivere nelle case dichiarate inagibili, ma incassano l'autonoma sistemazione. I eh, controlli entrambi i nuclei familiari sono residenti a colle atterrato, il primo in una casa privata in zona alta, il secondo in una palazzina Ater nella zona eh, bassa. Il eh, rischio oltre alla revoca del eh, contributo, appunto rischiano una multa ed una condanna per truffa aggravata. Avanti ancora protezione civile eh, al cimitero per assistere le visite. Il comune eh, vara il piano per rendere accessibili i padiglioni eh, terremotati non ancora eh, sistemati. Non c'è nulla da festeggiare per le carceri. I sindacati eh, snobbano polemicamente il duecentesimo anniversario del corpo di eh, polizia eh, penitenziaria. E poi ancora per la politica, dure schermaglie in vista del congresso PD, lotta senza esclusione di colpi, deferimenti, espulsioni commissariamenti e cene per la nuova segreteria. A tal proposito, vediamo il servizio della nostra redazione teramana. Il caso di Gabriele Viviani, espulso dal PD per insulti razzisti, spacca i democratici teramani che in questi giorni si stanno preparando al congresso provinciale. Intanto ricordiamo l'episodio. Giorni fa Viviani aveva proposto sul suo profilo Facebook di regalare a chi non ha diritto di stare in Italia una crociera con escursione sulla costa africana. La Commissione di Garanzia Regionale del PD, dopo una valutazione complessiva sull'etica e sul comportamento, ha deciso di espellerlo dal partito. Decisione drastica che non è piaciuta al consigliere regionale Sandro Mariani, che minaccia di riconsegnare la propria tessera, mentre per l'assessore Dino Pepe è giusto rispettare le decisioni prese dagli organi regionali del partito. C'è grande movimento dunque in casa PD a Teramo in attesa di un congresso provinciale che si annuncia assai movimentato. L'asse Ginoble Mariani è per la riconferma del segretario uscente Gabriele Minosse, al contrario dell'area riconducibile all'assessore Dino Peper, consigliere regionale Luciano Monticelli e a Manola di Pasquale che chiede un cambio al vertice. In questo quadro scomposto c'è però una novità, rappresentata da un nuovo coordinamento di giovani professionisti, i Red Progressisti, che si propone come alternativa di una sinistra più a sinistra, ma che ha come primo obiettivo l'unità del partito. L'anima invisibile del gruppo è il presidente della provincia di Teramo Renzo Di Sabatino. Red Progressisti, un'area, un gruppo che rompe un po' le uova nel paniere del PD Teramano. Più che rompere le uova cerchiamo di rimettere a posto i, co i cocci. Ehm, noi riteniamo che da troppo tempo non ci sia più spazio all'interno del partito per discutere su diversi temi che sono cari al centro sinistra teramano, ma al centro sinistra in generale. Temi come il lavoro, come la sanità, come il, so il sociale, ma anche l'economia e la cultura. Quindi, mh, noi vogliamo eh, provare a ridare a tanti milita mil militanti e non questi spazi dove potersi confrontare, perché riteniamo che eh, ultimamente siano un po' mancati. Come andrà questo congresso provinciale del PD? Io spero che vada bene per il PD e spero che vada bene soprattutto per te, per Teramo. Il PD è un partito pluralista che all'interno è giusto che mh, porti avanti le idee di diverse aree e di diverse anime. Eh, noi riteniamo che eh, una sintesi possa essere più utile, ma se si vorrà arrivare al congresso con un confronto costruttivo, con eh, due o tre candidati. Allo scorso congresso i candidati in prima battuta, se non erro, erano 5. Va bene lo stesso: ognuno andrà con le proprie idee, con i propri candidati e poi la maggioranza governerà il partito per i prossimi anni. Sulla città le notizie dalla provincia più controlli contro la banda dei Bancomat i carabinieri rafforzano il sistema di sorveglianza nei pressi delle filiali delle banche a rischio nella notte tra mercoledì e giovedì cinque equipaggi della compagnia di Teramo con uomini in difesa in Borghese hanno passato al setaccio gli sportelli Bancomat a Montorio, Teramo e San Nicolo allo stesso tempo è stata rafforzata l'attività contro chi si mette alla guida in stato di ebbrezza. ci si buca anche nelle Sette dei bambini, tutto questo ad Alba Adriatica, tossico rip, ehm, sorpreso in pieno giorno nel eh, parco. Eh, giochi di Villa eh, Figliani, appunto ad Alba. Ferro di cavallo, ieri mattina c'è stato un incontro tra comune e forze dell'ordine per garantire più controlli eh, in eh, stazione. E poi a proposito di Alba Adriatica, in precedenza abbiamo visto anche nel servizio, Viviani cacciato anche per un post di Sgarbi, l'ex segretario espulso. Si sì, trincerà dietro un no comment, ma sarebbe pronto a presentare eh, ricorso. Tra i post incriminati c'è anche la condivisione sulla sua pagina Facebook di un commento del critico d'arte di eh, centrodestra. Avanti ancora eh, a Giulianova eh, Rosa Maltoni, la regione ci riprova ad Alfonso incontro Boeri per il recupero della storica struttura eh, dell'Inps. Eh, speriamo sia la volta buona, sono 13 anni che chiedo il recupero della struttura, ha detto il sindaco Mastro Mauro. E poi a Roseto strisce blu eh, permanenti sulla nazionale. Nel periodo invernale il pagamento sarà dalle 9 alle 20, previsto il posizionamento di altre eh, colonnile. Eh, L'idea è quella di mettere stagli a pagamento su ambo i lati e non solo sul lato mare ma di alternarli ogni 300 metri con eh, stalli eh, liberi. Siamo ad Atri, nuove assunzioni all'ospedale di Atri, arriva il dottor Carmelo Barbera, nuovo dirigente di gastroenterologia, le parole del consigliere regionale Monticelli, il San Liberatore è quello più in forma tra i tre ospedali di base della provincia di Teramo. Andiamo alla pagina dello sport, ecco qui si parla chiaramente di Teramo, dubbio asta a Pordenone col modulo 44. 2 in dubbio la presenza di Bacio Terracino al suo posto su mare, un centrocampista e Graziano insidia Varas. Le parole dell'attaccante Foggia sono contento per la rete anche se è arrivata su rigore, un attaccante vive per il gol. A Pordenone andremo senza timore come nella nostra filosofia di gioco. È un diavolo appunto più coperto nel caso in cui Asta opti per il cambiamento. Uno dei tre davanti farebbe l'esterno destro a centrocampo. Eh, questo ehm, appunto ci dà l'opportunità di eh, introdurre ehm, gli ultimi minuti dedicati allo sport. Intanto, con le eh, prime pagine delle testate eh, nazionali, eh, vediamo: Gazzetta Corriere, tutto sport. E partiamo dalla eh, Gazzetta Duel. E eh, l'apertura riferita a questo testa a testa che si va profilando in campionato tra Napoli e Juventus. Eh, Napoli, eh, bello, eh, Juventus eh, spietata, la squadra di Sarri. Eh, seduce quella di Allegri Sbrana, ma le statistiche le lanciano pure il Milan. I quattro tecnici, occhio all'Inter, eh, gli interpellati dalla Gazzetta: De Biasi, Zenga, Guidolin e eh, Zaccheroni. E poi eh, in eh, basso vai Vale, rossi eh, dalle stampelle alla moto per le eh, prove, stupisce anche i eh, eh, rivali. E poi ancora. Andanovic e l'Inter, il rinnovo di rigore, Milan 4 gol su 10 con i calci da fermo e di spalla l'esercito del Barcellona, bandiera ehm, della eh, Catalogna. E poi il Corriere dello Sport eh, a Rigo Io, il nostro calcio stregato dal Ciclone Sarri, l'allenatore che piace ai grandi club europei, che fa innamorare Napoli e l'Italia intera, una rivoluzione come quella del Milan di Sacchi. Sotto la testata il Milan eh, compra, eh, caccia un Kessie Bis, a gennaio arriva... La società Rossonera pronta a tornare sul mercato per rinforzare la Rosa e poi sul fronte Derby della Mole Torino Regina aspetto, aspetta la sfida dei sogni, Roma, kolarov diventa il pilastro del rilancio giallo-rosso, in basso Valentino in pista, non sono matto. E poi Tutto Sport, il quotidiano di Torino e quindi chiaramente grande attenzione sul derby dell'amore. Furia derby domani, domani sera Juve-Toro, non perdete lo speciale di Tutto Sport. E poi sotto la testata si parla di Inter, Spalletti primi 100 giorni così ha riacceso i tifosi. Milan, Kalinic e Silva, bravi ma troppo uguali. E poi l'intervista all'argentino Benedetto con Messi, emozione Incredibile. Torniamo ai quotidiani abruzzesi. Lo facciamo con le pagine del centro. Ecco qui in vista della prima delle due trasferte consecutive a, a Cremona e un Pescara con i cerotti. Ma serve una reazione a, a Cremona senza sette giocatori per rotta. E KO, coda eh, malconcio e allarme in difesa. Campagnaro non recupera, Fornasier non è ancora al top. Debutto di Bovo dal primo minuto. Sospiro di sollievo per eh, Proietti. Eh, nessuna eh, lesione ai eh, legamenti eh, crociati, però starà fuori per almeno eh, un, un altro eh, mese l'ex eh, centrocampista del eh, Bassano. Eh, andiamo eh, avanti, in basso le parole ehm, eh, di un ex attaccante del pescato come Edi Bivi: Zeman integralista Galeone più eh, elastico. Avanti ancora per la serie C, Teramo a Pordenone, Boulevardi vota il diavolo, il centrocampista, il doppio ex biancorossi nel cuore, farò il tifo per loro, ma i friulani sono costretti a vincere. Il mio addio volevo rimanere, però puntini puntini. E poi... Eh, lasciamo il eh, centro, diamo uno sguardo anche al messaggero nell'ultimo minuto della nostra rassegna. Il Pescara non ti annoia mai, eh, parla eh, l'ex Daniele eh, Croce, grande assente della sfida di domani a Cremona. Troppo facile prevedere spettacolo e tanti gol. Qui c'è una società importante con una squadra solida e ambiziosa eh, dell'11 di Zeeman Mi ha colpito il gioco e la qualità eh, delle eh, punte. Il il centrocampista abruzzese salterà la gara di domani per una lesione muscolare si ferma Perrotta nel Pescara dopo l'infortunio riportato contro l'acqua Sapone. Intanto si scaldano le due abruzzesi di calcio a 5 in Serie A in vista dell'inizio del campionato. Murilo acqua e Sapone, la forza e la continuità dare fiducia al gruppo dell'anno scorso è stato giusto. E Bertoni ci darà una marcia in più. e Poi c'è il fronte Pescara con le parole dell'argentino Cuzzolino del Finoforte, ma l'inizio è in salita. Il Pescara debutterà in casa a Porte. Chiuse con il cisternino e poi ehm, per quanto riguarda la serie D, eh, l'Aquila un eh, passo avanti, eh, la dirigenza uscente ha versato una parte dei 100.000 euro per le scadenze urgenti, non è ancora una soluzione definitiva, ma un segnale importante verso il closing. Eh, per la serie C, Teramo, per Amadio il rientro è eh, vicino, il mediano è guarito e a Pordenone può essere convocato su Mare Graziano. Possibili novità, asta prova il 442. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6, vi ricordo gli appuntamenti informativi con il nostro TG alle 14, alle 19 e alle 23, invece domattina alle 8 tornerà mattino 6, grazie a Silvia Gentile in regia, grazie a voi per la cortese attenzione, buona giornata.